Pensieri è il titolo del tuo secondo libro, il primo però di poesie. Sì, è il mio secondo libro che è uscito a marzo 2023. Come dice il titolo stesso, sono pensieri in stile poetico, sono circa 170 pensieri e sono stati scritti nei momenti più disparati, diciamo, dove l'emozione era forte, magari un panorama mi ha colpito, un'emozione mi ha colpito e volevo riportarli nero su bianco proprio per non dimenticarli. Pensieri che parlano di cosa in maniera particolare? Pensieri che principalmente, come dice anche il titolo stesso, parla di vita, di terra, d'amore. C'è la natura in primo piano, ci sono gli animali, c'è la natura, c'è il mare, c'è la montagna, niente è lasciato in secondo piano, quindi ci sono tanti ecosistemi diversi, tante situazioni diverse, tanti momenti diversi. In copertina c'è un cavallo, come mai? Il cavallo perché è il mio animale preferito, è un animale che mi ha sempre accompagnato nei momenti più particolari della mia vita e soprattutto c'è un occhio del cavallo che con il suo sguardo intenso osserva la vita e mi ci posso un po' rivedere in questo. E com'è la vita osservata dall'occhio di un cavallo? È una bella domanda. Se dovessi immaginare, è una vita fatta di colori, fatta di profumi, fatta di libertà, fatta di vita, fatta di cose belle. Abbiamo detto che questo è la tua prima raccolta poetica. In realtà questo non è totalmente vero, perché come ti è stato ricordato recentemente, anche da bambino ti dilettavi nello scrivere, sì, poesie. Magari quando ero piccolo avevo già questa passione e ho scritto anche in passato dei versi poetici o delle scritture poetiche. È sicuramente un tipo di scrittura molto diverso rispetto al tuo libro precedente, Resto qui. Qual è stato più semplice per te, più istintivo scrivere dei due? Allora, sono stati tutti e due molto istintivi, anche se il primo rappresenta, all'interno ci sono racconti, ricordi, quindi sono stato aiutato anche da diverse persone del posto per poter scrivere delle memorie, ovviamente, perché la mia età non mi permetterebbe di ricordare tutto quello che è scritto all'interno del libro. Pensieri, invece, il secondo libro è tutto farina del mio sacco, quindi sono tutte emozioni e sensazioni che ho provato e vissuto e volevo mettere nero su bianco. Il terzo libro, quindi, di cosa tratterà? Il terzo libro spero di poter continuare con le memorie, quindi poter continuare a scrivere racconti, ricordi delle persone che purtroppo il tempo sta facendo mancare, perché il tempo passa e le persone vanno a mancare. E le persone che mancano sono fonti di informazione. E allo stesso tempo spero che magari ci sia qualche emozione, qualche sensazione particolare che mi permetta di scrivere anche qualche pensiero poetico. Quindi io l'ho chiesto per chiedere, in realtà è già in programma. Sì, è già in programma.